Questo progetto nasce circa 4 anni fa per caso. Sfogliando i cataloghi della Biblioteca Estense, che conserva un fondo musicale di un valore inestimabile, mi sono imbattuto in una raccolta di salmi, intitolati Salmi Concertati, un'opera di Giovanni Battista Vitali, composta e pubblicata nel 1677 per l'editore Giacomo Monti di Bologna. Giovanni Battista Vitali è una delle figure più importanti della scuola emiliana del tardo Seicento, ma è famoso per la sua musica strumentale, quasi totalmente sconosciuto per la sua opera, per le sue opere vocali, che costituiscono comunque un corpus molto ridotto all'interno di tutte le sue composizioni. Allora ho deciso di intraprendere una ricerca più approfondita su questo compositore, sulle sue opere vocali e in particolare su questi salmi concertati che ad oggi risultavano totalmente inediti, mai eseguiti e sconosciuti. Quando Michele mi ha proposto di registrare questo Vespro inedito è stato subito una grande sfida personale, per me e sicuramente anche per tutti gli altri, perché ci si trova di fronte a della musica che non è stata eseguita per secoli, che non sappiamo bene come suona e non abbiamo un'idea vera di come potrebbe risultare. Quindi è stato un lavoro di ricerca personale e di ricerca anche insieme con Michele, trovandoci più volte, cercando di discutendo di questa musica, provando a suonarla insieme, leggendo le parti, guardando i manoscritti e cercando di capire che cosa poteva rappresentare questa musica per l'epoca. Da fare quando si impostano progetti di questo tipo è riordinare e trascrivere tutte le fonti musicali antiche esistenti. Fortunatamente presso la Biblioteca Estense sono conservati tutti i 10 libri parte che i musicisti sfruttavano per l'esecuzione musicale. Dopo un accurato lavoro di trascrizione e correzione degli errori esistenti sulle parti, si è dovuto approfondire la figura del musicista, del compositore e della corte estense all'epoca della composizione di questi salmi. Quali gusti, quali ispirazioni animavano le arti e la cultura presso la corte estense dell'epoca e quali gusti aveva il duca Francesco II d'Este, che era il più grande mecenate delle arti del ducato. Per capire qual era il contesto culturale della corte estense all'epoca di Francesco II d'Este ci si è aiutati
con tutti i documenti conservati presso l'archivio di Stato di Modena, che conserva non solo i documenti relativi alla vita politica e economica del Ducato, ma anche tutti quelli relativi alla vita artistica e musicale che animava la vita quotidiana della corte estense. Dai mandati di pagamento è emerso che la cappella musicale di corte, all'epoca in cui Giovanni Battista Vitali fu vice maestro di cappella, quindi tra il 1674 e il 1692, anno della sua morte, era costituita da circa 40 musicisti, quindi un numero veramente elevato. Da altri documenti è emerso che lo stesso Duca Francesco II d'Este inviava alcuni suoi emissari presso le cappelle delle corti italiane ed europee alla ricerca dei più celebri e talentuosi musicisti dell'epoca. Lo stesso Duca commissionava opere a musicisti stranieri, quindi non appartenenti allo Stato estense, come Stradella, Scarlatti, eccetera. Quindi Modena era inserita all'interno di un panorama musicale europeo estremamente vivace e raffinato. Il lavoro musicale è stato un crescendo insieme, partendo dalle prime volte a casa mia o a casa di Michele insieme con una piccola tastiera, fino poi ad arrivare a riuscire ad eseguire una piccola parte del Vespro, soltanto 3 brani, al Festival di Utrecht nella sezione Fringe, in cui siamo andati con un organico più ridotto di quello che poi abbiamo utilizzato nel disco vero e proprio, ma con il quale siamo riusciti a eseguire una piccola parte del Vespro davanti a un pubblico, quindi ottenendo anche un feedback diretto da parte delle persone di quello che effettivamente poteva essere musicalmente questo Vespro. E questo ci ha aiutato a me personalmente tantissimo, penso a tutti quanti, su come poi svolgere il lavoro discografico della registrazione, perché abbiamo aggiustato il tiro su scelte di pitch, di temperamenti e anche scelte di tempo, che effettivamente poi suonandole in una versione pubblica ci siamo resi conto che potevano essere più o meno efficaci. Utilizzare un organico a parti reali ci ha permesso di avere a ognuna delle parti una grande libertà che abbiamo sfruttato soprattutto nelle ornamentazioni. È musica che lascia una grande libertà da questo punto di vista ed è interessante la scelta che abbiamo preso di utilizzare da una parte ornamentazioni di chiaro stile italiano, visto che la musica lo proponeva, ma in altri momenti, visto anche la grande influenza che la musica francese, la corte francese ha avuto su Vitali e sulla corte estense, di utilizzare appunto ornamentazioni di chiaro stile francese, quindi molto diverse da quelle che ci si potrebbe aspettare per musica del Seicento italiano. Ma crediamo che queste due possibilità abbiano reso ancora più interessante e più varia una musica già di per sé estremamente bella. Oh.
La linea guida di tutto questo progetto è quella della restituzione. La restituzione non solo nella misura di un'edizione moderna di queste musiche, ma anche dal punto di vista sonoro. Quindi l'obiettivo è stato quello di ricostruire un vero e proprio vespro alla corte di Francesco II d'Este, un vespro che si è scoperto potesse essere dedicato a San Contardo d'Este, che era il santo di famiglia, e con lo stesso numero di musicisti dell'epoca, con gli stessi strumenti dell'epoca. Speriamo che questo sia il primo progetto di una lunga serie dedicata a questo favoloso autore e a tutta la musica presente nel fondo della Biblioteca Estense di Modena.